Per quanto riguarda il grande lavoro di condivisione, io lo chiamerei più un asse PD Lega pro caccia, più che grande lavoro di condivisione fra maggioranza e minoranza. Anzi, mi stupisco perché poi, spiegherò, andiamo a toccare degli aspetti che non mi stupisco della Lega, che ha il DNA celtico, quindi del cacciatore, quindi non mi stupisco, ma mi stupisco di parte del PD quando andiamo a toccare soprattutto i vincoli paesistici. Mi sento un grande silenzio e questo a me stupisce abbastanza. Veniamo infatti al punto critico di questa proposta di legge. Più che di punto critico io parlerei di polpetta avvelenata, visto che parliamo di caccia. Forzatamente si è voluto inserire l'aspetto che è quello degli appostamenti fissi, perché le modifiche che si vanno ad introdurre confliggono con la normativa edilizia ambientale e paesaggistica, perché vanno a esentare gli appostamenti fissi, ma non solo, all'assoggettamento al regime del titolo abilitativo edilizio e all'autorizzazione paesaggistica. Fra l'altro, il nuovo testo, se lo andiamo a leggere, quello che ci viene proposto oggi, l'articolo 52, al comma 1, specifica cosa sono gli appostamenti fissi di caccia. Quelli costituiti in muratura, legno, materie plastiche, plastificate, faesito e materiali vari. Al comma 13 ter, quando andiamo a recepire il collegato ambientale, diciamo devono essere realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari o in prefabbricato. Quindi nel comma 1 parliamo di murature e di materie plastiche, nel comma 13 di strutture in ferro anche tubolari. Come si conciliano questi due commi? Altro problema interpretativo, nel nuovo articolo del collegato ambientale si parla di titolo abilitativo, ma mai di autorizzazione paesaggistica. In quello che invece noi andiamo a scrivere nella nostra legge, diamo per scontato che anche l'autorizzazione paesaggistica non serva. Quindi vuol dire che posso costruire un'altana alta 30 metri in mezzo a un bosco, magari su un crinale con vincolo paesistico, e non devo chiedere l'autorizzazione paesistica. A me sembra un po' forte. A questo punto allora io consiglio all'agricoltore che vuole costruire la sua casetta per gli attrezzi, di quelli di 3-4 metri in quadri, in legno, in una zona con vincolo paesistico, di chiamarla capanno appostamento fisso di caccia, perché così sicuramente l'iter burocratico è molto più snello.